dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Grazie Prego, a lei la parola. Presidente e grazie al sottosegretario Bitonci per questo intervento preciso, puntuale e così dettagliato e ricco di buone notizie. Sono sempre stata convinta dell'impegno politico e istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per le diverse iniziative messe in campo a favore del settore produttivo del Paese, di cui oggi ritrovo ennesima conferma con il tavolo di lavoro in corso istituito in vista della predisposizione della legge annuale, come diceva il sottosegretario, per le micro, piccole e medie imprese. Questa è una legge attesa da ben 12 anni e mai realizzata da nessun governo precedente. Rappresenta sicuramente un passo significativo nella definizione di una nuova politica industriale del Paese, così come apprendo con grande soddisfazione dell'impegno del Governo per la serie di interlocuzioni che ha avviato con i vari soggetti istituzionali per lavorare sul tema e che raccoglie anche iniziative parlamentari. A tal riguardo mi preme sottolineare l'atto Camera 843 dello scorso luglio, presentato dal gruppo Fratelli d'Italia, a prima firma del collega Congedo, in corso in esame in Commissione Finanze, che conferma la volontà di come si voglia intervenire in maniera decisa e concreta. È una risposta che ci soddisfa appieno, quindi, perché intervenire con un provvedimento normativo ad hoc da parte del Governo è fondamentale. È fondamentale perché le previsioni per il biennio 2024-2025, che emergono dal rapporto ABI-CERVED sui crediti deteriorati, non sono ancora troppo rassicuranti. Nel 2024 il tasso di deterioramento si porterà al 3,8, toccando i valori che non si vedevano dal 2016 e solo nel 2025 calerà al 3,1%, riportandosi ai livelli del 2023. Appare evidente come il sistema produttivo italiano sia ancora gravato da una presente zavorra, da una persistente zavorra finanziaria e bancaria di cui ancora non riesce a liberarsi e che ne frena ovviamente la ripresa. Sul tema dei crediti deteriorati, i soggetti in campo sono tre, con ben diversi rapporti di peso. Ovviamente abbiamo le banche che sono costrette a cedere i crediti a prezzi estremamente bassi pur di rientrare nei limiti determinati dalla BCE, i soggetti debitori, spesso costretti a cedere o cessare la propria attività aggravata dai debiti non risarcibili, e i soggetti finanziari che lucrano su questa duplice debolezza con margini e guadagni francamente diventati inaccettabili. Quindi a fare le spese di questo terribile meccanismo è il sistema produttivo e sociale che non riesce a liberarsi del passato per riprendere a produrre e a sperare. Il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia rispetto alla media europea. Pensate che acquistano dalle banche gli NPL a prezzi vantaggiosissimi, realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprio cui cedere i loro stessi crediti deteriorati, fenomeno che evidenzia, come dire, quali opportunità il mercato offra in questo settore in cui i forti prevalgono sui deboli. Tutto ciò infatti sulle spalle dei creditori ceduti che devono rispondere a soggetti cessionari diventati creditori dei loro debiti, i quali non operano in una prospettiva bancaria ma di legittimo e massimo profitto. Ciò ha determinato una certa aggressività anche nel recuperare questi crediti che rischia di compromettere il già fragile tessuto delle imprese italiane, ma anche delle famiglie, dei liberi professionisti che, come emerge ogni giorno dalla cronaca, dobbiamo consentire ai soggetti debitori in sofferenza che hanno ancora la possibilità di rimettersi in gioco di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, facendo al contempo conseguire al creditore cessionario un giusto
giusto profitto. Dobbiamo attivare quindi delle misure che riducano realisticamente il debito invece di spostare il diritto di pretesa in campo ad altro soggetto. Lo Stato italiano ha pagato un prezzo enorme e molto pagherà ancora nei prossimi anni per permettere il processo di cartolarizzazione dei crediti, che va assolutamente riformato, tenendo in considerazione non soltanto gli interessi dei creditori, ma anche quelli dei debitori, che sono imprese e famiglie italiane, come già avviene nel resto d'Europa. Senza tale misura si rischia di perdere una reale opportunità per ridare stimolo all'economia reale e sgravare le famiglie, imprese da un peso ritenuto troppo gravoso. Quindi, sottosegretario, rinnoviamo la piena fiducia e la piena soddisfazione per le iniziative del Governo e che questo Ministero ha già intrapreso, e crediamo che questo impegno segni un rafforzamento serio e concreto per le famiglie, per le imprese e per il nostro tessuto produttivo. Grazie. Ringrazio.